Ho pensato di fare questo video tutorial su toni del pesca, che è il mio colore preferito del momento, e ho chiamato il tutorial pesca rosata, proprio per un po' anche per gli accessori che indosso. E nulla, partiamo subito. Stendo un primer su tutto l'occhio, io sto utilizzando quello di Clio for Pupa e mi ci trovo molto molto bene. Ora utilizzerò un illuminante, però potete usare anche un matitone oppure un ombretto in crema purché appunto siano luminosi, proprio per creare una base, un punto luce e uniformare un po' tutto l'occhio. Ora stendiamo invece un matitone un po' più scuro per creare la nostra zona d'ombra e io sto utilizzando Kiko, il Long Lasting numero 04. Ho provato ad avvicinare ovviamente tutti i prodotti che utilizzo, ma la mia macchinetta è un po' fuffa e quindi penso che li mette a fuoco, poi in realtà quando carico il video così non è. Quindi cercherò magari di nominarveli tutti e sumo verso l'esterno. Così. Ok, ora stendo il colore praticamente protagonista del tutorial. Questo bellissimo color salmone, pesca, insomma. Colore che mi piace molto in questo periodo, lo stendo con questo pennellino di Bottega Verde, che è un pennello per ombretti, per singolare, e lo aggiungo poco alla volta, proprio per essere più tranquilla, insomma, così espresso un po'. Questo colore fa parte di una palettina della Collistar che si chiama Frou Frou ed è molto carino perché praticamente questo poi è un fard che utilizzo anche come ombretto e secondo me va benissimo. E appunto dicevo, è una palettina dove appunto c'è questo blush e questi due ombretti che si chiama Frou Frou e che si chiama Cielo, sì, numero 1 Cielo, e ha questa bellissima fantasia di pizzo sul cofanetto, insomma, molto molto carina. E io l'ho acquistato praticamente a pochissimo, 6 euro, perché la profumeria appunto stava chiudendo, quindi svendeva. E quindi ho fatto questo affare. Ok. Quindi, dopo aver steso il colore protagonista, stenderò praticamente un colore per creare appunto la zona sopra la zona d'ombra. Ok. E io lo prendo dalla palette di Clio for Pupa, la palette è la Mini, la numero 01, e utilizzo questo colore più scuro con il pennellino che troviamo all'interno, con questo qui grande. Mi sto praticamente sporcando tutta. E mi concentro qui, nella parte finale. Sfumerò con questo ombretto di Marionnaud, il numero 08. Io provo a farveli vedere, ma magari se ve lo faccio vedere dritto. Però non so, non credo metta a fuoco, vero? Comunque è un pennello setole morbide che mi aiuta molto appunto a sfumare e mi concentro nella parte della piega interna, scusate, dell'occhio per creare appunto questa zona d'ombra. Sfumando così i due colori insieme. C'è un bellissimo sole, adesso si sta un po' nuvolando, vabbè. Ora invece prendo, sempre dalla palette
questo colore qui, un ramato, un marroncino molto brillante, con questo pennellino della Essence, che ha queste setole molto larghe, ampie, comunque, che ci aiutano nella sfumatura, e lo prendo così. Anche in questo caso, non devi evitare di fare i pasticci, possiamo scaricare il prodotto qui sulla mano prima di applicarlo. E poi delicatamente sfumo qui sull'osso. Mi aiuto un po' con le dita. Sempre mi aiuto con le dita. Secondo me vanno benissimo. Il pennello aiuta tantissimo, però le dita secondo me sono ottime. Perfetto. Ora mascara. Anzi no, mi stavo dimenticando ancora dell'illuminante. Eccolo qui, che prendo appunto dalla palettina di Mimì, sempre con il suo applicatore. Ok, e anche in questo caso sfumo un po' sulla mano e lo applico qui all'inizio dell'occhio. Per creare il mio punto luce. Ora mascara. Ok. Questo è il mascara che appunto sto utilizzando in questo periodo della Clinique, quello con l'applicatore con i suoi dentini che non riesco mai a, ovviamente, a mettere a fuoco perché la macchina non lo mette a fuoco, mi sta dando dei problemini, non so perché, questo accumulo di prodotto sull'applicatore. Però mi pettina veramente bene le ciglia, mi dispiace questa cosa. Devo star lì a scaricare sempre il prodotto perché sennò mi si forma sulle ciglia tutti i grumi, insomma, niente. Non so come mai. Mi dispiace veramente tanto. È un mesetto che lo utilizzo, quindi. Infatti qui l'ho scaricato un po' con il pennellino, ma che ovviamente ho lasciato di là in bagno. Nulla, l'effetto è ancora secondo me molto, molto bello, però non so come mai si concentra appunto il prodotto. Nulla, quindi per questo tutorial pesca rosata è tutto. Se volete lasciarmi dei commentini con delle richieste oppure non so per qualsiasi cosa che vi possa venire in mente, ne sono veramente felice e per fare tutto questo dovete iscrivervi al mio canale. Spero che vi sia piaciuto anche questo video, che vi abbia divertito perché come al solito ho fatto le mie piccole gaffe. Vi ho fatto vedere tutto quello che ho utilizzato, comunque per qualsiasi domanda appunto potete lasciarmi un commento. È davvero tutto e io vi saluto. Ciao!